Oriol, forse l'unico della squadra Toyota all'altezza della sua fama. Sì, beh, direi che l'isola sicuramente l'ha incoronato re 6 volte con questo, quindi indubbiamente lui era favorito. Direi che è un po' deluso Schwarz qui, che non ha offerto veramente la gara che ci si aspettava da lui. Aveva delle soluzioni tecniche diverse dagli altri e questo sicuramente può aver influito leggermente. E veniamo a parlare di Ford. Questo Thierry fino adesso era stato un pochettino misconosciuto, non era ai vertici dei valori, almeno anche voi stessi team manager. Invece Thierry, dopo la bellissima prova di Sanremo, qui ha tirato fuori veramente gli artigli, forse perché era la sua ultima spiaggia. Ma io direi che dopo Sanremo e dopo il RAC dell'anno scorso, dove come esordiente fece terzo, noi ci credevamo veramente. A Monte Carlo ha trovato delle condizioni difficilissime, per noi meglio di così non poteva fare. Svezia è una gara particolare, in Portogallo sicuramente è stato inferiore alle attese e ci si attendeva da lui una prova che confermasse appieno il suo valore, un valore nel quale noi tutti abbiamo molto investito, e qua ha tirato fuori una grinta eccezionale e ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto. Sta cambiando forse qualcosa nei rally? Piano piano tutte le gare che tradizionalmente erano destinate agli specialisti, gli svedesi in Svezia, in Finlandia i finlandesi, il Tour de Corse forse è l'ultimo a resistere alle lusinghe e alle capacità dei piloti di altre nazioni. Stavolta però ci siamo andati veramente molto vicini. Sì, difatti se Bruno non fosse stato tradito da questo particolare meccanico, non da 5 ma da 500.000 lire, perché da 5 lire non ci sono più i particolari, sicuramente qui avrebbe vinto, e quindi lasciando la mare in bocca a Delecourt stesso e a Oriol. Una grandissima Ford, e questo vale anche in chiave italiana. C'era molta preoccupazione, molta perplessità all'inizio della stagione, perché sembrava che le case giapponesi lavorassero molto di più della Ford. Invece qui si è visto il nuovo cambio a 6 marce e un'efficienza veramente notevolissima in termini di assetto, almeno nelle gare di asfalto. Vuol dire che la Ford è tornata a crederci, o probabilmente ci ha sempre creduto? Sì, ci ha sempre creduto. Come ho detto nell'altra trasmissione, secondo me le prime 3 gare erano talmente ravvicinate che non potevano offrire delle nuove soluzioni. Qui abbiamo avuto il tempo di fare della messa a punto dello sviluppo, ci siamo presentati con il motore affinato, con il nuovo cambio 6 marce, con dei nuovi mozzi, nuova disposizione dei pesi, quindi una macchina sostanzialmente quasi nuova. La Ford ci crede, purtroppo per fortuna per lo sport, Ford investe anche in Formula 1 e in altri campionati, quindi il rally rappresenta uno dei tanti settori in cui investe Ford, e questo sicuramente a noi del rally fa dispiacere, perché se avessimo più mezzi sicuramente potremmo combattere ad armi pari con i giapponesi. Eccoci vicino a un mozzo a ruota con tanto di disco e quel che ne segue. Eppure si dice che Rino Buschiazzo l'avesse intuito, che forse era il caso di intervenire sulla vettura prima di quelle 2 ultime prove speciali in mezzo alle quali non era possibile fare assistenza. Se l'avesse intuito e non l'avesse fatto, dovremmo licenziarlo. Si dice anche che non l'abbia fatto perché gli è stato detto di lasciar perdere. Assolutamente, Rino Buschiazzo ha l'autonomia completa delle decisioni, è un particolare che ha ceduto inopinatamente, non poteva essere previsto, perché se fosse stato prevedibile avremmo cambiato tutto ciò che si poteva cambiare, perché una vittoria nel campionato del mondo non ha prezzo. François Delecourt è stato addirittura olimpico nell'assegnare la palma del migliore a Thierry, ma che uomo è veramente questo Delecourt? È un grandissimo uomo, perché è un grande pilota, e questo lo sapevo già, ma io l'ho scoperto come uomo, perché in un momento in cui per la prima volta è stato sopravanzato da un compagno di squadra a parità di vettura, non ha cercato delle scusanti che potevano anche essere facili e non dimostrabili, ma ha semplicemente detto che ha trovato un pilota più forte di lui, quindi un grandissimo uomo. Alla fine della gara il distacco fra Delecourt e Oriol è limitato a 15 secondi, eppure Delecourt prima era davanti. Come mai ce l'ha fatto Oriol?
Ma io penso che Delle Curse sia un pochino deconcentrato quando ha visto che non riusciva ad andare a prendere Thierry. Poi ha reagito, ma in una situazione per lui nuova, magari l'ha affrontata in maniera sbagliata, tant'è che nella prova dove Bruno ha avuto un problema, lui, nonostante i ricognitori gli avessero segnalato di non tagliare le curve, le ha tagliate, gli è andata bene finché in una ha piegato un braccetto della sospensione, questo gli ha messo la macchina fuori assetto e non ha potuto contrastare Auriol. Togliendo quindi il discorso Thierry, si può dire che Auriol abbia meritato questa vittoria, che la Toyota sia tornata in linea con le prestazioni della Subaru e della Ford, cosa che non era nelle gare scorse? Ma direi che senz'altro Auriol ha meritato questa vittoria, non dimentichiamo il fatto che ha corso con un navigatore con cui non aveva provato per un metro, e questo è sicuramente un handicap, e poi ci ha creduto fino in fondo ed è sempre stato lì a contrastarlo. La Toyota ha offerto, come la Subaru, una prestazione contraddittoria, ma esattamente come la Ford l'aveva offerta in Portogallo. Le vetture, secondo me, sono tutte molto vicine, la differenza la fanno i piloti anche con la loro messa a punto, per cui i risultati sono molto influenzati dalla messa a punto più che dalla vettura, a mio giudizio. Hai fatto in tempo a vedere qualche passaggio tipo questo di Angelo Medeghini nella Tour de Corse? Sì, ho fatto in tempo a vederli e devo dire che i nostri italiani, anche Navarra, ha guidato veramente molto bene. Vorrei vedere più italiani nel mondiale, anche se devo dire che lì eravamo abbastanza fortunati perché, ripeto, Aghini e Liatti al volante di vetture ufficiali hanno veramente ben impressionato tutti i team manager. Per Ras non c'erano però soltanto le due vetture ufficiali, c'era anche questo Bernardini che si sta rivelando ad ogni gara che passa effettivamente un gran bel talento. Sì, Bernardini è il campione francese in carica, ha già vinto il primo rally di campionato francese, qui faceva la terza vettura, ha assolto in pieno il suo compito, ha fatto degli ottimi tempi, è stato in crescendo, non dimentichiamo che aveva una vettura evoluzione Monte Carlo e non Corsica, ma è stato sempre molto vicino agli altri nostri due piloti e ha fatto un ottimo settimo posto resistendo alla pressione di uno come Cancun, che non è una cosa da tutti. Il rally si sta avviando verso la fine della seconda tappa. Thierry, incredibilmente, ma a questo punto c'è da crederci veramente, è ancora in testa. Cosa succederà nella terza tappa lo vedremo dopo la pubblicità. A più tardi. Rieccoci al Tour de Corse. Siamo alla terza e conclusiva tappa. Bruno Thierry veramente non è più una sorpresa. Infila una prova speciale dopo l'altra, mentre dietro di lui Auriol e Delecourt se le suonano di santa ragione per conquistare il secondo posto. Il primo sembra veramente in pugno al piccolo pilota belga. Alle loro spalle lottano le Subaru tra di loro. Evidentemente devono pagare qualche cosa in termini di assetto e di motore. La lotta fra le macchine è anche lotta fra pneumatici. La gara corsa è tutta per la Michelin. Stavolta la Pirelli ha dovuto soffrire. Tu pensi, Giampaolo, che la casa italiana abbia avuto il problema di doversi confrontare con più macchine con a disposizione una sola vettura? Sì, sicuramente gommando un solo team è difficile sapere quanto ha inciso un eventuale problema di pneumatici. Manca sempre la controprova. Per contro Michelin è andata molto bene con tutte le vetture che ha gommato, quindi sicuramente Michelin ha azzeccato la gomma. Ripeto, mancava un'altra macchina che sarebbe piaciuto vedere, come quella di Cunico, gommata Pirelli, per poter dare un riscontro a questa impressione. Purtroppo Cunico non era della partita, doveva esserci, ma i problemi fisici al suo navigatore Evangelisti hanno indotto la squadra a rinunciare alla trasferta. Però questo rally della Corsica, il primo interamente su asfalto asciutto, ha dato qualche altra indicazione sui livelli delle vetture anche in chiave campionato italiano, che riprenderà la prossima settimana con il Targa Florio. A questo punto a Coppi è inevitabile fare una piccola domanda che poco c'entra col mondiale, ma la RAS fa il campionato francese, fa il campionato mondiale, non è che possa venire a fare qualche puntatina anche nell'italiano, giusto per disturbare Cunico? No, non per disturbare Cunico, perché a noi piace confrontarci su tutti i terreni, se ci saranno i presupposti saremo ben contenti, abbiamo già anche i pilota, quindi...
visto che è inutile domandare chi è il pilota, anche se lo si può sospettare, c'è sempre un Fiorio eventualmente, poi direi che tanti vorrebbero salire su una Ford ufficiale. Intanto quella che non c'è nel campionato italiano è la Mitsubishi. A questo punto però non mi è chiara una cosa, Giampaolo. Oggi qual è il rapporto di forza in termini di potenze, di pesi e di trazione fra le quattro vetture che sono protagoniste del campionato del mondo? Ripeto, a mio giudizio si equivalgono. La Ford è sicuramente superiore sull'asfalto asciutto e anche sulla terra asciutta se la cava molto bene. La Toyota è sicuramente quella che offre le prestazioni più equilibrate su tutti i terreni. Vedo una Subaru molto valida sui fondi viscidi per effetto del loro controllo della trazione elettronico, e una Mitsubishi decisamente molto versatile con dei piloti veramente capaci di far rendere al meglio la macchina in ogni loro situazione. Fra l'altro la Mitsubishi si è tolta almeno la soddisfazione di dominare il gruppo N, vinto da quel portoghese Rui Madeira, che è diventato un pochettino la star in attesa del campionato del mondo a questo livello. Ma torniamo alla nostra corsa e torniamo alle fasi decisive, cioè quelle conclusive della gara. Giampaolo, ci vuoi fare la differita di quanto è successo a Bruno Thierry su quella maledetta penultima prova speciale? Ma siamo arrivati a questa terz'ultima in realtà prova speciale, era una prova molto lunga e Bruno ha cominciato a chiamare per radio dicendo che sentiva un problema ai freni, e però noi avevamo dei ricognitori che ci davano gli intertempi e andava nonostante tutto molto bene. Ci siamo preparati per dare quell'assistenza che si poteva dare, non ci dimentichiamo che si poteva fare solo benzina a cambiare le gomme, pensando che fosse un problema di un tubicino staccato, mentre in realtà aveva ceduto la ghiera che teneva i cuscinetti, e quindi non c'era più niente da fare. Il pilota ha tentato di sistemarsela e però non è stato possibile. Nella stessa prova, con massimo della sfortuna, Delecour, che era in battaglia con Oriol poiché nella seconda giornata aveva perso dei secondi preziosi per dei problemi al cambio, ha picchiato e quindi nella terz'ultima prova, dopo aver dominato il rally per 2 giorni e 3 quarti, abbiamo perso la prima e la seconda posizione. Purtroppo le corse sono fatte così, c'è stata molta amarezza perché per i nuovi regolamenti i meccanici che erano presenti avevano il pezzo da sostituire, non sono potuti intervenire, Thierry ha tentato l'impossibile e devo dire che sono stati molto cari gli altri piloti che sono venuti a dire, Oriol per primo, che Thierry non meritava di finire così la sua corsa e che il vero dominatore era stato lui. A questo punto c'è da domandarsi come andrà il prossimo appuntamento del campionato del mondo. Ma ce lo domandiamo tutti, anche lì noi sulla terra abbiamo delle novità come il controllo della trazione elettronica, credo che il cambio 6 marce ci darà ancora dei vantaggi più tangibili sulla terra, andremo in Nuova Zelanda di nuovo con 3 vetture, sarà di nuovo della partita l'italiano Alessandro Fiorio e speriamo di fare un buon risultato, anche se penso che in Nuova Zelanda saremo più competitivi che in Australia. Vedo molto molto bene le Mitsubishi, ma sarà un campionato che si deciderà per questo sistema dei punteggi, secondo me, solo l'ultima gara, cioè in Inghilterra. C'è una cosa che penso gli ascoltatori, molti degli ascoltatori vorrebbero capire, forse anch'io direi. La Ford è partita e ha fatto scuola per certi versi con il cambio a 7 marce. A questo punto torna indietro, mentre contemporaneamente la Renault Clio Maxi proprio al Corsica debuttava con il cambio a 7 marce perché 6 non erano sufficienti. Ma chi ha ragione? Hanno ragione tutti e due. Anzi, direi che la risposta la dà proprio la Renault. Con un motore aspirato bisogna cercare la potenza al massimo numero di giri, per cui bisogna cercare di sfruttarlo al massimo con un cambio a 7 marce. Così era anche con i motori turbi, con i motori turbo, con l'avvento del Bang Bang System, che è sostanzialmente un sistema per aumentare la coppia, tante marce non servono più, per cui non è un'involuzione tecnica ma un adeguamento della tecnica della trasmissione alla nuova coppia del motore. Oltre alle vetture di vertice c'erano appunto
le vetture monotrazione, le trazioni anteriori, le 2 litri, un campionato che stenta a decollare, la Renault che lo ha voluto si ritrova in testa a questo campionato, ma sicuramente torna dalla Corsica con molto meno di quello che si aspettava. Sì, anche noi ci aspettavamo un assalto di queste kit car, non dimentichiamo che avevano una benzina diversa da quella che possiamo utilizzare noi ufficiali e anche delle soluzioni di gomme più spinte. Ci aspettavamo questo assalto, non è avvenuto, erano comunque nelle condizioni migliori per farlo perché appunto strade completamente asciutte e evidentemente c'è ancora molto da lavorare per equiparare una vettura a 2 litri a trazione monotrazione ad una vettura a 4 ruote motrici. Ecco dunque la classifica finale del Tour de Corse e ora sentiamo la voce dei protagonisti all'arrivo.